la sua presentazione e anche per essere rimasto nei tempi previsti, e chiederei al prossimo relatore, cioè al dottor Beniamino Cavagna dell'assessorato agricoltura della Regione Lombardia, di introdurre la presentazione riguardante le linee guida per l'applicazione nella Regione Lombardia delle misure previste dal piano di azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La Regione Lombardia ha adottato, poi questo ce lo dirà in maniera molto più precisa di quanto faccio io ora, ha adottato una delibera di giunta per questa applicazione delle misure previste dal piano di azione nazionale. È una delle prime regioni a farlo e quindi abbiamo approfittato di questa solerzia per chiedere al dottor Cavagna di illustrarci queste linee guida della Regione Lombardia. Cavagna. Buongiorno a tutti, il signor dottor Zaghi mi dice un po' l'esperienza fatta in Lombardia e il 6 marzo scorso con la deriva 3.3.3 la Giunta ha approvato le linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Perché una linea guida? Perché con l'approvazione del piano d'azione di fatto alcune norme che avevamo in regione venivano a essere superate e quindi si è pensato di approcciare a tutti gli aspetti che fanno rimanere l'autorità competente, in questo caso la regione. Quindi da questo punto di vista abbiamo creato un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha coinvolto quattro direzioni della regione Lombardia, in particolare l'agricoltura che attraverso i servizi fitosanitari ha coordinato i lavori, la salute, l'ambiente e la formazione. Sono coinvolti nel gruppo di lavoro perché il lavoro continua e non si ferma, l'ICPS e il nostro ente regionale per i servizi dell'agricoltura e della foresta, l'ARPA e l'Università degli Studi di Milano, in particolare la Facoltà di Agraria e il Dipartimento di Ingegneria Agraria. Quindi le linee guida cosa volevano fare? Volevano evidentemente attuare il piano d'azione nel nostro territorio. Questo è un documento dinamico che di fatto non è statico, a puntare delle condizioni muteranno anche i contenuti delle linee guida. Le azioni di mitigazione previste saranno attive ad eccezione di quelle della formazione a partire dal 1 gennaio 2016 e il documento è stato elaborato con la collaborazione e la consultazione dei principali portatori di interesse. Per quanto non è esplicitamente espresso, evidentemente noi non abbiamo riscritto il piano, abbiamo contestualizzato alcuni aspetti del piano all'interno del nostro territorio. Questi sono gli argomenti che abbiamo affrontato. Io rapidamente farò qualche salto per farvi qualche cenno di quali sono gli aspetti che maggiormente hanno caratterizzato il lavoro. Ci siamo dati, oltre agli obiettivi del piano d'azione nazionale, degli obiettivi regionali e quindi tra questi rendere più efficace e tracciabile la procedura per il conseguimento delle abilitazioni previste dal PAN, tutelare le aree a elevata valenza ambientale, supportare e indirizzare la rete di monitoraggio delle acque, garantire l'applicazione della difesa integrata a basso apporto di prodotti fitosanitari, migliorare la conoscenza dei quantitativi prodotti fitosanitari effettivamente distribuiti sul nostro territorio e non limitandoci a quelle che sono le indicazioni della vendita dei prodotti fitosanitari, e poi diffondere le conoscenze sugli illegali e sugli strumenti per ridurre l'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari. Abbiamo individuato anche degli ambiti prioritari d'azione, ma per le caratteristiche della nostra agricoltura, che sono il mais, abbiamo più quasi 400.000 ettari di mais, il riso per la caratteristica particolare di coltivazione che ha, e la vite perché comunque abbiamo un discreto numero di ettari e il numero di trattamenti che vengono fatti su questa coltura sono sicuramente importanti. Passando quindi ad alcuni aspetti delle linee guida, per quel che riguarda la formazione, i percorsi di formazione trovano con l'attuazione di queste linee guida collocazione totale all'interno del sistema di formazione professionale di Regione Lombardia. Prima l'applicazione delle linee guida erano le province titolate a erogare la formazione, oggi non sarà più così, sarà il sistema formativo accreditato presso
la direzione formazione professionale della Regione Lombardia erogare la formazione. Per quanto riguarda i crediti formativi, solo 6 ore delle 12 potranno essere garantiti da crediti formativi, quindi sul 50%, nessuna figura è esentata dall'esame dei corsi base, l'esame è tenuto dal centro accreditato, viene garantita il concetto di terzietà e poi l'utilizzatore professionale non riceverà più in mano un patentino, ma secondo quello che dice il PAN l'abilitazione verrà rilasciata attraverso uno strumento di identificazione in rete, quindi il distributore collegandosi al sito di Regione Lombardia potrà verificare la validità del patentino, anche perché noi abbiamo un asset aziendale per ogni singola azienda che racconta la propria storia, quindi lì andremo a inserire anche il patentino dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari. Altro aspetto che qua da capo ci ha creato è stata la tutela e la difesa delle acque. Abbiamo avuto 2 differenti approcci, uno per l'intero territorio regionale e uno per i siti Natura 2000. Per quanto riguarda l'intero territorio regionale abbiamo considerato i principi attivi derivanti dal monitoraggio fatto e condotto da ARPA. Per i siti Natura 2000 abbiamo valutato l'uso del territorio, abbiamo poi fatto un'interpolazione con la vendita dei prodotti fitosanitari e l'utilizzo in quelle zone. In entrambi i casi siamo andati a fare una valutazione ecotossicologica e questo aspetto, particolarmente importante e delicato, è stato affidato all'ICPS. Per l'intero territorio regionale abbiamo fatto l'analisi delle sostanze ritrovate, 52 nel monitoraggio di ARPA, considerando il caso peggiore, quindi per mettere nella maggior difficoltà i prodotti fitosanitari. Sono stati calcolati su questi prodotti fitosanitari le PNEC mediante il sistema di fattori di sicurezza suggeriti per REACH. I valori riportati di PNEC sono stati confrontati con le concentrazioni misurate nelle acque superficiali durante i nostri monitoraggi. La valutazione PET-PNEC che al di sotto di 1 è considerato abbastanza sicuro, quindi non dovremmo aspettarci grandi catastrofi, la PEC è stata considerata come valore massimo della concentrazione reale trovata nei nostri monitoraggi. Per quanto riguarda invece i siti Natura 2000 abbiamo fatto un'indagine solo relativa alla PNEC per creare una prima griglia di pericolosità. A fronte di questo lavoro abbiamo riscontrato fondamentalmente su tutto il territorio regionale 3 criticità: una legata al glifosato, una legata all'ossa di azon e la terza legata all'alterbutilazina. Per onestà intellettuale dobbiamo dire che la situazione dell'alterbutilazina dal 2008 ad oggi è estremamente migliorata in regione, però abbiamo ritenuto che cautelativamente era prudente introdurre ancora misure di mitigazione. Ma come dicevo prima, queste misure varieranno al variare degli scenari che noi andiamo a rilevare. Quindi cosa abbiamo introdotto come mitigazione? Una progressiva riduzione dell'utilizzo delle 3 sostanze integrate, per tutti le azioni, glifosato e l'ossia di azon. Per quel che riguarda l'ossia di azon è limitato soltanto le rezaie gestite in semi interrata con irrigazione turnata, quindi non a tutte le rezaie, ma abbiamo iniziato con una tipologia particolare di gestione della rezaia. Inoltre, per l'utilizzo di queste sostanze attive è richiesta una riduzione della deriva del 30% con i criteri individuati all'interno delle linee guida, e queste limitazioni, riduzioni di impiego di glifosato, sono escluse le aziende che aderiscono a programmi ufficiali riconosciuti di agricoltura conservativa. Per quel che riguarda invece la mitigazione delle zone Natura 2000 abbiamo fatto un percorso un po' diverso. Abbiamo sovrapposto le cartografie delle aree Natura 2000 presenti in Regione Lombardia alla cartografia dell'uso dei suoli. A questo punto abbiamo individuato quali erano le aree in cui Natura 2000 si faceva, nelle aree in cui di Natura 2000 in cui si faceva agricoltura e quali erano le colture principali. Non è una novità, abbiamo ritrovato il mais e il riso, perché comunque le nostre produzioni sono non particolarmente differenziate. Su queste aree abbiamo fatto un'analisi della vendita dei prodotti fitosanitari e abbiamo interpolato con le colture che trovavamo all'interno delle zone Natura 2000. A questo elenco di sostanze attive è stata applicata la valutazione della PNEC e su questi valori abbiamo iniziato a introdurre le prime misure di mitigazione.
mitigazione. Questo è l'elenco delle sostanze attive più vendute, su cui sono state fatte le valutazioni di impatto. Vedete che abbiamo tagliato, fino a quando vedete in rosso, un valore di, ci sembrava garantisse abbastanza, a valore di 0,5 microgrammi litri, e per approfondire le mitigazioni non abbiamo ragionato sulla singola sostanza, ma siccome voi vedete qui che sono sostanze che fondamentalmente vengono utilizzate per mais e per riso in diverse fasi di sviluppo, come disinfestanti, come trattamenti insetticida di copertura, piuttosto che come disturbanti in pre e post emergenza, a questo punto abbiamo agito sulla gestione della cultura e non dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Quindi, per quanto riguarda il mais, abbiamo introdotto mitigazione per la difesa e la tesi di agrofiti più aridi, mentre per quanto riguarda il riso abbiamo in parte agito ancora su un'ulteriore limitazione dell'ossidio di azoto e poi sulle strategie di difesa del punteruolo acquatico. Passando invece a quelle che sono le misure definite nelle linee guida relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano, abbiamo dato delle regole per cui noi riteniamo abbastanza soddisfatte le misure previste dal piano d'azione nazionale, anche perché ci fa un po' strano pensare che ogni comune si mette a definire aree di intervento, aree in cui non si interviene, quindi diventerebbe estremamente complicato. Quindi abbiamo considerato valida la gestione degli officini, in particolare attraverso l'utilizzo del diserbo meccanico e fisico, l'utilizzo dell'acido pelargonico, erbicidi totali distribuiti però in forma pura e senza l'acqua, in modo da ridurre al massimo i rischi di distribuzione non corretta, e l'utilizzo di sistemi con acqua calda, noi li stiamo già sperimentando, funzionano bene, addizionati a degli schiumogeni biodegradabili al 100% di natura vegetale, che funzionano molto bene. In poi abbiamo posto il vincolo che per la gestione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano tutti gli anni le attrezzature devono essere tarate per garantire la massima efficienza nella distribuzione. Tutti hanno fatto salvo quello che vi ho detto prima, fatto salvo evidentemente quello che dice il PAN, tutte le altre le attività di uso di prodotti fitosanitari devono essere garantite dalla presenza di un consulente abilitato ai sensi della 128. Per quanto riguarda invece un altro step dell'utilizzo extra agricolo, quindi legato alle autostrade, alle tangenziali e alle ferrovie, sempre ci deve essere la presenza di un consulente che definisce un piano di intervento. Anche in questo caso le attrezzature devono essere tarate per garantire l'efficienza della distribuzione ogni anno, e i programmi devono essere indirizzati entro il 1 marzo al servizio fitosanitario. Abbiamo già avuto contatto con le principali reti che si sono dimostrati assolutamente disponibili a collaborare, e poi eventuali modifiche al programma che viene presentato vengono comunicate sempre al servizio fitosanitario. Quali sono i contenuti di questo programma di conoscenza dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari? La descrizione delle aree dell'intervento, avversità infestanti per cui sono previsti interventi con prodotti fitosanitari, le epoche di intervento, i principi attivi e le relative formulazioni commerciali che vengono utilizzate, le dosi, il numero complessivo di trattamenti previsti e il sistema di tracciabilità e registrazione degli interventi eseguiti. Venendo a quelli che sono gli aspetti più vicino alla nostra natura dell'agricoltura, di fatto seguiamo tutto quello che è il percorso indicato dal PAN per l'applicazione della difesa fitosanitaria obbligatoria. In particolare abbiamo predisposto una serie di strumenti, uno è un registro fitosanitario online che l'agricoltore può accedere, o può accedere al proprio tecnico, che dà, oltre a registrare i trattamenti, una serie di servizi. A noi interessa, perché in prospettiva, se l'introduzione è graduale, iniziamo con aziende che superano i 300 ettari, però man mano, se questo strumento verrà implementato, avremo un aspetto importante relativo al primo obiettivo che vi ho detto, che è una maggior conoscenza della reale distribuzione dei prodotti fitosanitari sul nostro territorio, che sarà importantissimo per il futuro, per implementare o ridurre eventuali misure di mitigazione. Ci concentriamo su bollettini di difesa integrata, una specifica pagina sul sito web è in costruzione, e poi gli
diamo direttamente supporto economico a programmi territoriali di confusione sessuale. E poi è un nostro crucio, come Lombardia, supportiamo anche l'installazione di Biobello. Su questo qui mi volevo fermare un secondino, nel senso che è qualche anno che stiamo facendo esperienze, è una cosa in cui noi crediamo molto, sono una cosa che noi vorremmo diffondere ulteriormente sul nostro territorio. Come sapete, e non ve lo devo raccontare io, non c'è il programma TOPS, molte degli inquinamenti delle acque sono relativi a inquinamenti puntiformi. Noi, quindi, da qualche anno stiamo collaborando con chi ha a disposizione questi strumenti per ridurre l'inquinamento puntiforme. Abbiamo iniziato una collaborazione con Syngenta già 3 anni fa, abbiamo installato già 2 di questi Heliosec. Sulla vostra sinistra vedete un'installazione in un'azienda viticola di 270 ettari in Troppo Pavese, sulla destra un'altra azienda che invece ha un indirizzo totalmente diverso, cereali e industriali, con circa 200 ettari di superficie, e entrambi gli utilizzatori professionali, chiamiamoli così, sono molto soddisfatti della performance dello strumento. Abbiamo collaborato con BAS per introdurre un altro strumento di questo tipo, che è lo Smofilm, funziona con un meccanismo totalmente diverso, comunque è una gestione, anche questo, estremamente semplice. In questo caso abbiamo messo in un residuo di circa 300 ettari, e anche in questo caso è risultato efficace il sistema. Abbiamo poi installato in provincia di Brescia, in aziende di quarta gamma, questi nuovi sistemi, l'inventore, questo ragazzo di origini italiane, che ha curato la registrazione dell'osmofilm di BAS, si è messo in proprio, è geniale secondo me, nel senso che con qualche centinaio di euro è una struttura semplicissima ma efficientissima, praticamente sfrutta anche bidoni ADR che sono a disposizione delle aziende agricole, quindi poi si smaltisce direttamente il bidone ADR. Anche in questa azienda di quarta gamma c'è molta soddisfazione per il funzionamento della struttura. E infine quest'anno abbiamo installato anche a Cadel Bosco, in provincia di Brescia, forse un'azienda che conoscete per le bollicine, credo sia una delle più famose in Italia, un fitopack sempre in collaborazione con chi detiene la tecnologia, quindi con Bayer. Quindi cammin facendo noi vorremmo implementare ulteriormente la diffusione di da passare da progetti a pilota a passare a maggior diffusione sul nostro territorio di questi strumenti. Li abbiamo introdotti anche nella PSR, speriamo abbiano buona fortuna. Un accenno sui bollettini: noi non eccelliamo da questo punto di vista come Regione Lombardia, non abbiamo mai avuto grande tradizione mettere bollettini, però quest'anno, cioè un paio di anni che stiamo facendo le prove, quest'anno quindi avremo 2 livelli di bollettini, uno a livello centrale che darà più un'indicazione di strategia e di contenuti, e un livello più territoriale in coordinamento con i soggetti che operano sul territorio, consorzi piuttosto che centri di consulenza, per calare poi l'informazione direttamente sul territorio. E tutti questi bollettini avranno l'impiumato del servizio fitosanitario, perché dovranno rispettare le linee del servizio e le linee decise dalla regione. 3 riflessioni per chiudere, che ci vengono spontanee dal lavoro che abbiamo fatto. Nel monitoraggio delle acque superficiali, che ripeto non è che è stata una cosa così semplice da gestire, alcuni principi risultano ricercati con più regolarità di altri, spesso quelli che probabilmente sono più pericolosi per le acque non sono sempre ricercati con questa puntualità. È necessario un aggiornamento dei programmi di monitoraggio condotti considerando l'evoluzione dei prodotti fitosanitari, perché se noi facciamo dei programmi di 6 anni e facciamo le ricerche di 6 anni fa, nel frattempo il mercato cambia, noi dobbiamo essere sul pezzo, come si suol dire. Probabilmente potremmo migliorare l'efficacia dei dati che abbiamo a disposizione, portando anche il monitoraggio in fasi temporali funzionale all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, necessità di indagare per dettagliare le fonti di inquinamento, e da questo punto di vista, come Regione Lombardia, in fase di consultazione abbiamo aperto una discussione con Agrofarma per collaborare insieme e capire meglio quali sono le fonti, una maggiore uniformità dei monitoraggi su scala nazionale, ci sembra che sia necessaria, necessità di coordinamento per definire
le indicazioni per aree di bacino, questo credo che sia fondamentale, perché in prospettiva non può essere la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia che gestisce ad esempio un percorso quale il Vallo del Po, ma insieme dobbiamo cercare di portare a casa i risultati. Qui mi riferisco, mi rivolgo al dottor Zaghi, bisognerebbe molto avere una norma chiara, veloce e snella per l'installazione di questi strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi, non tanto per il singolo impianto, perché su quello bene o male siamo riusciti a gestire la situazione con la nostra direzione generale ambiente, ma noi vorremmo arrivare a dei centri di lavaggio associativi. Quindi da questo punto di vista ci servirebbe probabilmente una norma di riferimento che ci dia delle garanzie e delle sicurezze. Questo è un aspetto su cui noi puntiamo molto, perché vediamo che il sistema funziona bene e c'è anche molto interesse da parte del territorio. E poi non ci siamo dati dei indicatori che non vi ho rappresentato qui, ma probabilmente è il momento anche di introdurli, credo sia anche oggetto della discussione della giornata di oggi, per avere tutta una misura più o meno omogenea di quello che noi andiamo a fare. Vi ringrazio e buongiorno.